Per il Movimento 5 Stelle l'Europa deve tornare ad essere una comunità, un'unione di cittadini e non un'unione esclusivamente monetaria e finanziaria che serve solo alle banche. Il Movimento intende andare in Europa, imporsi in primis. Imporsi in che senso? Imporsi nel senso proporremo il nostro programma basato su 7 punti, il clou dei quali noi chiediamo innanzitutto gli Eurobond. Dopodiché l'abolizione del Fiscal Compact è un patto che è stato firmato, un trattato internazionale che è stato firmato dal governo Monti, che prevede che l'Italia rientri dal suo rapporto deficit-PIL, che adesso viaggia, sappiamo, no, al 133%, ci chiedono di rientrare al 60%. Ciò significa che nei prossimi 20 anni l'Italia dovrà arrivare a tagliare la spesa pubblica, quindi, per un valore che può variare, no? Perché stiamo parlando di percentuali, ma può variare, diciamo così, con i primi calcoli, dai 40 ai 50 miliardi di euro annui, quindi non una volta lacrime e sangue, ma ogni anno per i prossimi 20 anni. Quindi noi crediamo che questa sarà una carneficina sociale, anche perché se non riusciranno a tagliare dovranno tassare. Quindi se l'Europa punterà i piedi come ha fatto fino ad oggi e ci dice, ci risponde no Italia, noi andiamo avanti per questa strada, a quel punto noi a giugno chiederemo un referendum per uscire o rimanere nell'euro.